Il mondo dei gusci impermeabili è quello che più è cambiato negli ultimi anni. Da nuove membrane a nuove tecnologie è sempre più difficile scegliere un guscio per la nostra attività che vogliamo andare a fare in outdoor. Oggi vi consiglio quello che secondo me sono i migliori gusci top ed economici per ogni attività che vada dall'alpinismo al trekking al trail running. Iniziando dal mondo dell'alpinismo, il mio guscio preferito in assoluto è questa Carpos Storm Evo. Perfetta tanto per l'alpinismo quanto anche per del trekking impegnativo 4 stagioni. Ve ne ho parlato tantissimo durante il corso di quest'anno perché è un guscio che mi ha veramente soddisfatto al 100%. Parliamo di un guscio che come membrana utilizza una membrana idrofila non porosa con tutti i vantaggi del caso, che arriva fino a 20.000 colonne d'acqua per quanto riguarda l'impermeabilità e 40.000 grammi metro quadro 24 ore per quanto riguarda la traspirabilità. Ma non solo, perché poi una delle sue caratteristiche principali è anche il materiale. Un 100% poliammide che vi assicuro potrete utilizzarlo strusciandolo contro qualsiasi roccia, facendo anche l'alpinismo più tecnico come cascate o comunque alpinismo veramente ad alta quota, e non vi darà problemi. Lui è il guscio che personalmente vi consiglio più di acquistare, anche perché online lo si trova a un prezzo molte volte anche sotto i 200 euro, comunque attorno ai 200 euro, e per questo prezzo davvero non c'è di meglio. Ecco che questa Carpos Storm Evo davvero, con tutte le sue caratteristiche, è sicuramente il miglior guscio che ho provato in questo 2024 dal punto di vista dell'alpinismo, ma come vi dicevo anche un po' per il trekking impegnativo. Restando sempre in tema alpinismo, quello che è invece il guscio economico è questo CMP Unlimitech 3 strati. Ecco che lui dal suo punto di vista qualità-prezzo secondo me è uno dei migliori. Ormai online lo si trova tranquillamente anche sui 150 euro senza nessun problema. Presenta una membrana proprietaria di CMP che è da 15.000 colonne d'acqua e 10.000 di traspirabilità. Sicuramente non sono dei valori eccelsi, però vi ricordo che lui è quello economico. Dal punto di vista poi dei materiali, un 100% poliestere, come dicevo, tre strati, una membrana idrofila porosa. Ecco che lui sicuramente fa del suo prezzo il suo punto di forza, perché appunto, come vi dicevo, lo si trova tranquillamente sotto i 150 euro. È un capo anche lui che può andare bene dall'alpinismo al trekking a 4 stagioni. È un capo che vi consiglio di prendere in considerazione nel momento in cui veramente volete risparmiare fino all'ultimo centesimo, ma volete comunque andare a fare qualcosa che può essere come dell'alpinismo sui 4.000 o comunque qualcosa di un pochino tecnico. Se anche tu vai spesso in montagna e non vuoi perderti altri consigli sull'attrezzatura outdoor, ti invito a iscriverti qua sotto al canale per non perderti altri video come questo. Passando al mondo del trekking, quello che secondo me è il miglior guscio che ho provato in questo 2024 non è un guscio pensato per il trekking. Sto parlando infatti di questa Carpos Low Terrain, che Carpos l'ha pensata inizialmente per il trail running, ma secondo me si adatta perfettamente al trekking. Stiamo parlando di un guscio che innanzitutto come materiale è un 100% poliammide, quindi da questo punto di vista veramente il top. Dal punto di vista della membrana, anche qua è una membrana idrofila non porosa, quindi con tutti i vantaggi del caso, e questo va a sopperire quella che è la sua traspirabilità, perché a livello di impermeabilità 20.000 colonne d'acqua e andiamo via tranquilli. La traspirabilità è solo di 15.000. Ecco che qua però entra in gioco il tipo di membrana che va a compensare benissimo rispetto a quello che possono essere altri tipi di membrane. Quello che poi me lo fa preferire è la sua leggerezza e la sua grandezza. La si può rimpicciolire all'interno della sua taschina, è veramente diventa piccolissima, nello zaino occupa pochissimo spazio. Parliamo di un guscio che pesa poche centinaia di grammi, quindi da trasportare veramente leggero. Un guscio che poi ha tutte le regolazioni del caso, dal cappuccio al fondale della manica, ai fondali attorno alla vita, quindi tutto quello che abbiamo bisogno, ma che è veramente leggero, veramente molto impermeabile, e soprattutto un guscio che possiamo maltrattare, perché come dicevo 100% poliammide. Sempre restando nel mondo del trekking, quello che è secondo me invece il guscio economico che più mi è piaciuto in questo 2024 è questo DF Mountain Giaveno. L'ho utilizzato io per fare l'Altavia 1 delle Dolomiti e se avete visto il video sapete che ci ho preso tantissima acqua ed ecco che lui mi ha protetto senza alcun problema. Parliamo di un guscio che è in 100% poliestere, un guscio che come prestazioni ha un 12K di impermeabilità e 12K di traspirabilità, un guscio che comunque è abbastanza leggero, ha una costruzione a 2,5 strati, un guscio che fa sicuramente anche lui del suo punto di forza la sua arma maggiore, perché lo troviamo tranquillamente online a meno di 60 euro. Un guscio che però come piccola limitazione è quella che va bene solo per il trekking, perché eviterei di utilizzarlo per il trail running e anche per l'alpinismo. È disponibile in tanti colori, che sicuramente può piacere a molti. Ecco che lui, se veramente volete risparmiare fino all'ultimo euro, è sicuramente il miglior guscio economico da comprare per fare del trekking.
Per quanto riguarda il mondo del trail running, il miglior gusci che ho provato in questo 2024 è questo The North Face Summit Superior Futurelite. Secondo me questo è migliore soprattutto per la sua membrana. Membrana Futurelite in nanofibre che garantisce una traspirabilità veramente altissima, si parla attorno ai 60.000. Per quanto riguarda l'impermeabilità siamo sui 15.000, un guscio estremamente leggero, anche lui pesa poche centinaia di grammi, un guscio che poi ha una costruzione anche a tre strati, che devo dire per il mondo del trail running è una cosa abbastanza inusuale, ma è sicuramente un plus. Ed ecco che poi dal punto di vista delle feature lui diventa veramente piccolo da mettere nello zainetto, facile da utilizzare, ha poche regolazioni ma per andare un pochino ad alleggerirlo. Diciamo che sicuramente la membrana è quello che me l'ha fatto preferire, perché se dobbiamo pensare di andare a correre, e soprattutto correre sudando tanto, ecco che un guscio deve essere veramente tanto traspirante, e questo qua in Futurelite lo è. Sicuramente dal suo punto di vista prezzo abbastanza alto, perché si parla sui 300 euro, però dal punto di vista della membrana probabilmente non c'è di meglio. Per quanto riguarda invece il guscio da trail running economico, vi consiglio quello di Decathlon, marchio Evadict da trail running. Purtroppo non ce l'ho qua da farvelo vedere perché l'ho perso, un giorno facendo un allenamento l'ho dimenticato fuori da un rifugio e non l'ho più trovato purtroppo. Lui fa del suo punto forte il suo prezzo, perché parliamo di un prezzo che sta sui 70 euro sul sito Decathlon. Dal punto di vista dei materiali parliamo di un 100% poliestere, 20.000 colonne d'acqua per l'impermeabilità, 15.000 per la traspirabilità. Sicuramente il punto forte è proprio il prezzo, perché poi a livello di membrana è una classica membrana idrofobo-vaporosa, con tutte quelle che possono essere purtroppo le conseguenze negative. Ecco che da questo punto di vista non è un guscio da disprezzare, visti i 70 euro a cui lo si può comprare. Sicuramente è un guscio che se siete persone che sudano tanto, ecco che all'interno sicuramente non starete molto freschi. Però per 70 euro davvero non si può chiedere di meglio. E tu quale guscio utilizzi quando vai in montagna? Fammelo sapere qua sotto nei commenti che ne discutiamo assieme. E nella speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!